Eccoci qua a fare Frank Rising. Vediamo un po' chi si unisce, se si unisce qualcuno. Io arrivo alla pagina così vediamo un pochino i nuovi commenti. Grande Comedy, un paio sono andati. Beh, se qualcuno va via, sta via, sti cazzi. Noi cominciamo la diretta, ciao random. Vediamo un po' se funziona, che qualcuno torna, ma ormai non mi fido neanche più di tanto di YouTube. Vediamo a everyone su Discord. Ok. Va bene Alessio, no problem. Ciao gamer. Frank Rising. È il DLC Frank Rising. Vedi, ho selezionato lì. Sono tipo due contenuti scaricabili che sono due cavolate. È una partita con Frank Rising che dovrebbe essere a tempo, oltretutto. L'ironia fa cagare. Ah, ok. Vediamo un po' chi si unisce. Forse l'orario è sbagliato, sono quasi ora di cena. Vediamo se si unisce un po' di gente, ok, se no potrei anche interrompermi e fare un'altra volta. Noi siamo in 10, siamo in 4, ma siamo in 8. Ma si sta unendo la gente? Ok, dai, partiamo con Frank Rising allora. Anirin, bentornato, vai. Facciamo normale. Da preda a predatore. Ciao Andrea! No, mai visto. Quindi continua la storia, vediamo che Frank non muore, perché non muore. Ciao Planctis, bentornato. Tirati su! Beh, tipo. Occhi sull'obiettivo. Tan 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 tan. L'emoticare sta morto, cioè, ovviamente. Che connessione ho? Attualmente è quella del cellulare 4G di PosteMobile. Quindi divento uno zombie, giusto? Sì. Cioè quello che rischiavano di vedere in alla fine di Dead Rising 1, praticamente. Ok. Quindi uccidi gli umani? Vedete, sono uno super zombie io. Attimo, posso sparare? Pia, mi sta facendo male. Allora, Y che faccio? Ah, urlo. RT. Sputo. Ah, ok. Che schifo. LB? Cos'è? Piscio? Aspetta, ok, vediamo di fare la fatality. Ah, è ovviamente morto. Che figo! È figo controllare Frank zombie. Placca la tua fame. Già fatto.
L'assuntino è veramente precedente, l'hai fatto tutto il gioco, solo un DLC conclusivo, quindi è un po' difficile farti l'assuntino. Quindi praticamente, cioè, l'unica cosa che ti serve sapere di questa parte finale è che il nostro protagonista è stato abbandonato, è caduto dall'elicottero che gli serviva per fuggire da questa città infestata e è diventato un zombie anche lui perché è stato morso da altri zombie. La cosa è che non credo si sia mai vista in un altro gioco, non di Dead Rising in generale, il protagonista che diventa zombie e tu devi cercare di tornare normale, che credo che sia questo qua lo scopo. Colpisci i nemici e premi... Perfetto. Come assalto? Ah, come assalto è proprio così? Mica, sono un mega zombie, cioè sono più forte degli zombie incazzati adesso. Quando ci sono anche gli altri zombie non ne frega niente. Potere Daruto premi R1. No, questo non è per saltare. L1 è quello per... Non ho ancora capito come si usa. R2 invece è... Il catarro praticamente. Niente oggetti, niente nulla, sì, insomma. Cerca una preda, eccole qua. Gli umani sono molto più deboli adesso rispetto a prima, eh. Gli faccio molto più male però. Checkpoint raggiunto. Non è bellissimo essere zombie dove stanno tutto il giorno a ucciderli, eh. Allora, dal punto di vista del giocatore, però. Dal punto di vista di Frank, però. Giocare come uno zombie è figo. Cioè, ok. Chiaramente è più bello giocare come Frank normale, però. Oh. Fatti prendere. Mosso un altro zombie. Ah, beh, quello è lo stesso. È diventato un po' simile a Prototype questa cosa qua, eh. No, Andrea, in verità non vado quasi mai ai film in generale io, quindi. C'è qualche Blu-ray o DVD in casa ce l'ho, ma. Generalmente se guardo un film prediligo guardarlo su PC con lo streaming, quindi. Vedete che uno di quelli forti, beh, urla un sacco e questo significa molto. Ha detto più urli più è forte. E è cattivo. Quindi Frank è stato molto cattivo. Evil Frank proprio. E Nicola, infatti questa cosa qua, come ho detto, credo che sia. Perché il protagonista è quello più forte, capito? Alla fine. Però. Se c'è una spiegazione del motivo per cui Frank effettivamente è più forte degli altri, in teoria Frank. Sai cosa potrebbe essere la teoria? Che magari non so se lo dicono. È un'impressione mia. Che in Dead Rising 1 Frank rischiava di diventare zombie, è stato infettato. E viene curato dall'antidoto. Quindi magari questa cosa qua gli ha permesso di acquisire un po' più di potenza rispetto agli altri zombie. Chi lo sa. Ah, dice questa cosa qua. Aspetta, ah, si vedi, puntata funziona. Ah, be bello, ok. grazie Alessio. Sì, Andrea, ci sono dei nemici umani in questo gioco qua. La gente che va in giro e spara i pazzoidi e i soldati. Questa parte qua è devi passare a uccidere gli umani. Non che i zombie siano tuoi amici, perché comunque almeno non ti fanno male. Dopo uccidere anche loro, però non serve. Sì, è un po' strano, quello sì, non c'è dubbio, però è l'unica persona che ha avuto questo passaggio qua, diventare zombie dopo che aveva già rischiato prima. Quindi un motivo potrebbe essere quello. Poi se in realtà è una cosa a cazzo, fine. Ok. È lo Zombrex. Purtroppo Dead Rising 2 l'ho comprato di recente e non ancora a giocarlo. So, io sono passato dall'1 al 4 direttamente, quindi. Non è che si è bloccato il gioco, no? Un caricamento questo. Chi è stato a uccidermi?
Sì, non so, sono spasso. Frank. Questo qui era un amico prima. Aia. Rip Frank? Sì, Alessia, anche quella è una teoria. Diciamo che quella è quella sottintesa, no? Io cercavo una teoria plausibile che magari viene anche detta. Capisco il tuo punto di vista. E vorrei tanto crederti. Ma Frank è spacciato. No, no. La terapia sta funzionando. Evidenzia diversi tratti umani. Reazione alla luce, voce, calore. Parla nel sonno. Andiamo, Emmod, guardalo. Ci sta ascoltando anche adesso. Azzannava le persone. Non verrà con noi. Quindi metti fine alle sue sofferenze. Raggiungimi alla fattoria appena possibile. No, non sono capace, sono sempre diventato scemo col cubo di Rubri. West, Wow. posso aiutarti? Ma devi dimostrarmi che sei ancora lucido. C'è una chiave nascosta nella stanza. Usala per aprire la porta. Coraggio, alzati! Sono uno zombie, ma come se fossi umano. Bene, bene. Datemi una Ora spiegazione, però. apri la porta. È come uno zombie speciale, lo sta Ok, dicendo, eh? ascolta. Il Pentagono sa che la Obscuris ha fallito. Hanno ordinato un bombardamento per radere al suolo la città e insabbiare tutto. Ah, quindi c'ho un tempo limite come nei vecchi Dead Rising adesso. Sì, l'ho portato anche in là una volta da Dead Rising 1 per Wii. È totalmente diverso da quello che deve essere. È un altro gioco proprio. Poi ti spiegherò meglio. Ascolta, forse posso curarti, ma ora dobbiamo andarcene da qui prima che Emmon ci ammazzi entrambi. West, hai capito qualcosa di quello che ho detto? Fai sì con la testa. No. Vuoi metterlo per Ah, iscritto? boh, può parlare da Qualche zombie! parola. Scemo, se vuoi vivere, segui le mie istruzioni. Lascia il rifugio dalla porta in alto. Vai, sbrigati! Qui bisogna correre, eh? Potrebbe essere anche che fallisco. Non riesco. Ma di là? Sai che devo stare sopra. Seguirò dai monitor. Crushed Ora in muoviti. Racing. Sì. Quello di Spyro l'ho già preso e prenderò anche Crash. Anzi, è il gioco che spero di più quest'anno proprio, Alessio, non hai idea. Poi manco ancora tanti mesi, ma quando uscirà farò una festa. Prosegui fino in fondo. Non vedo l'ora. Non mi sento in forma. Si Sarà vede. un effetto collaterale delle cure che ti ho somministrato. Sembrano aver rimosso anche molti vantaggi dell'essere zombie, ma forse conosco un modo per Vantaggi di recuperarli. essere zombie, eh. Ok, più avanti c'è l'area ristorazione. Adesso la cos'è? Mangio normale adesso. Meglio non lasciarlo in giro. Ok, dove l'ho messo? Perché gli zombie mi rompono le palle? Ti Mi rompono le considerano un palle. umano. Interessante. Wow! Bello! Ora tutti vogliono uccidermi. Come prima. Sì, se non mi sbrigo divento un zombie completo e perdo. Ace Combat non mi è mai interessato quel tipo di Dove giochi. vado? Quindi Devi no. girare a sinistra, una volta là. Siamo Alessio, giunti a perché lui non è ancora destino, del tutto ormai umano, come è si ancora del veniva. tutto zombie. Per qualche motivo che ancora non si è capito bene, ma Il corpo di Calder è ancora qui. Vedi gli sciami di vespe? Controlla da vicino. Ah, tutti i zombie che uccidono, ok. Che bello, i zombie mi rompono le palle. Ho ancora i poteri o no? Sembra che non ce li abbia più. Quindi ho solamente ammanate. Però mangiare sì. Questo sì. Non voglio
tipo da una vespa sperimentale. In quel gioco di Infamous in cui poi fai il vampiro. Non è diventato Legacy of Kain. Come ti senti? Effervescente. Certo, fa brutto anche da zombie. I tuoi parassiti zombie. Ho visto questo tipo di biologia solo negli zombie sottoposti al dispositivo di Barnaby. Oh merda. Insomma, ho capito cosa sta succedendo. Ero nel laboratorio di Barnaby. Ok. Forza. Rifletti. Rifletti. La macchina di Barnaby. Ho sentito un rumore e ho urtato qualcosa. C'era un ronzio, delle luci e altra roba. Ah, bastava così poco? Cavolo! Ciao Mariottide! Quando è che tocchiamo la Naruto 2, oh? Ma che bel abbraccio caloroso. E le vespe sono anche qua. Aiuta anche a saltare in posizioni un po' scomode. Vuol dire merda da zombie pure. Figlio di... Che c'è? I cattivi. I cattivi. Uccidi gli umani. Bastardo. Ecco, c'è Scarabelli. Copritemi. Ecco, lui è Scarabelli. Facciamo fuori Scarabelli. Ehi. Ma fa il verso Scarabelli. Tipo, sai che Scarabelli fa. E ti mangio. Da qui non deve passare nessuno. Non credo che questo sia il primo titolo che ti ha fatto. Dici The Dazing 1? Quella lì è morta, eh? Ma è morta nell'uno proprio. Cioè. West, potresti fornire un contributo straordinario allo studio degli zombie. Che sì, bello. Beh, per quanto mi riguarda è già straordinario non dover sbranare la gente. Anche se lo stai già facendo. Hai detto che esiste una cura? Sì, sì, assolutamente. Ma ora ti apro la porta. Segui il tunnel fino al rifugio di Old Town. Ho un'idea, ma devi fare presto. Volo. Sta cosa qua che puoi diventare, che puoi tornare umano da zombie, mi ricorda Resident Evil Vendetta. Ma cosa? Ah, nel centro commerciale c'è una vespa di Barnaby. Sì. Paolo Vito è ubriaco, ha avuto troppa grappa. Ah, quindi è una vespa principessa. Simpatico. Dovresti catturarla. Potrebbe avere qualche effetto sulla tua biologia. Non conosco Game Champ, è mia comunque, grazie. Ma diciamo che più che cannibale è mezzo cannibale. Cioè. Devo sparare, magari colpire qualcosa. Dopo 10 colpi posso fare questa cosa, che uccido con un colpo e recupero vita. Ho un minuto per farli fuori. Bene. Neudrome? Neudrome? Non so. Cos'è Stefano? Narraci. Quindi Mariotti, Dance Square Enix ci cancella un gioco e noi possiamo giocarlo tramite Rising 4. Sono ovviamente. Magari sono anche ispirati, che ne sai. Bentornato Angelo Garaffa. David Artemis, no. Non so che cos'è. Come con Game Center Mila. Allora, mi disegno così dopo so cosa sono. Dobbiamo usare la camera di trattamento di Barnaby, ma ci serviranno un paio di cosette per farla funzionare. E resta poco tempo. Hammond sta pianificando il furto di un elicottero della Obscuris. Dobbiamo essere su quel volo, altrimenti... Il Pentagono ci arrostirà le chiappe.
Da dove iniziamo? Raggiungi l'emporio di Dodd. Ti dirò cosa cercare Dodd quando sarai lì. Subito in marcia. Ma cosa tratta questo canale YouTube, Stefano? Dai, dici. Il Cell... Ah sì, sono tipo quel genere di video dove c'è Cell che accoglie i... Hanno preso spunto dalla roba di Team Fortress, okay. Praticamente. Ce ne sono tanti su YouTube. Tutti gli analgesici che riesci a trovare. Anal... che cosa? Antidolorifici, Frank! Anal cosa? Alta fase da palo vita proprio. Esattamente a cosa mi servono tutte queste pillole? Te lo spiegherò dopo. Poi Cell contro Frank. Attivazione della camera. La Obscurus la tiene al pub Cochrane. E io Frank lo vedo più nel film di Janemba più che altro. Tu e le regine immature siate collegati a una mente collettiva. Vuoi dire le vespe principesse? Se raccogli tutte le regine immature e le porti con te nella camera di Barnaby, tutti gli zombie vicini dovrebbero risentirne negativamente. D'accordo. Quindi è come da Dresden 1. Fuoco di soppressione. Non sprecare il fiato. Posso guidare da zombie? No. Sembra che abbaia. Questo zombie qua posso ucciderlo? Lo faccio come sta lontano e basta. Analgenici. Ehi, chi ti ha dato il permesso di organizzare una festa? Nel mio locale. Dimmi di sì. Beh, anche se non so, mi manco lo stesso. Ma sta musica allegra. Ah, devo far fuori quello lì? Ah, per forza. Non trova la chiave di attivazione. Ok, quindi perché mi dici di far fuori questo qua, gioco? Lo faccio anche fuori, ma... Ho sbagliato. Cos'è qui in giro? Cosa mi dice che è qui? Ci vediamo di torno? Nemico buggato, ovviamente. Live music. Ok. Via di mezzo. Oh, e basta. Via dal cazzo. Sarà qui in giro la chiave di attivazione. Forse è sottoterra, forse. Che okay. Stupido. Dov'è questa chiave di attivazione? Gioco è Saints Row. No, non è Saints Row. Perché dovrebbe essere Saints Row? Ma questo zombie sfigato che sta qui? Ho preso il bottino. Il bottino. West, sono quasi certa che tu sia lo zombie che Barnaby voleva creare. Immune alle malattie, intelligente, longevo. Intelligente. Se avessi un campione del tuo sangue. No, non sarò la cavia di nessuno. Stiamo cercando la mia cura, ricordi? Trova la. Potrei prenderglielo prima. Ci manca il campione del sangue, però. Big Buck. Diciamo che prendo un po' di vita. Ok. Ma non lo è. Ma nel senso, quel che ho giocato mi sembrava non tanto bellino. Quanto tempo ancora? Bile. Ah, ok, posso sputare. Quello che potevo fare prima. Ma sembra che queste cose qua più che aiutarmi sembra mi stanno zombificando. Magari sono io, però. Ancora voi. Togliti di mezzo. Via da qui. Sei arrivato. Via di mezzo. Prendi i solenoidi dallo scaffale sul retro. I sole cosa? Degli elettromagneti, Frank. Un zombie intelligente. Non hai scampo. Quindi dove ci arrivo? Così? No. Io mi perdo in questi giochi. Ho un senso di orientamento zero proprio. Ma neanche lì sta. Guarda che loro vedono uno zombie che parla e non fanno niente. I solenoidi. Ora? Prima parliamo del campionato.
Pensa a quanto potremmo scoprire, West. Scordatelo. Si inizia sempre con il sangue, poi ancora più sangue e alla fine ti ritrovi senza pancreas. Ma io non rinuncerò al mio pancreas. Ora cosa facciamo? Cosa succede? Dammi ancora un momento. Guardo gli appunti. Cosa? Ehi, Doc, qui ne va del mio cervello. Dimmi cosa fare. Mantenete la pancreas. Devo uccidere i nemici entro il tempo limite. Ok, ciao Necomedi. Non c'è un po' di controllo. Non è possibile. Ma che cazzo fanno? Vabbè, che cazzo ho comprato? Che palle. Poca vita. Dammi la tua vita. Grazie. No, cazzo, adesso muori. Quanta gente c'è ancora? Non lo farò mai in tempo. Aspetta. Cosa, cosa fa? Ah, devo distruggere questo, che stupido. Pensavo di dover fare un po' i nemici. Non lo farò mai in tempo. Niente, ho perso, dai. Sera. È andata. Sì, 2 secondi. Porca puttana. Ma perché dovevo avere un tempo lì per quella cosa là? Vabbè, ricominciamola. Mi piace Black di moneta. Anche se detto così sembra un'altra cosa. Ehi, qui c'è qualcuno. Arrivato. Bombardamento, cazzo è. Ora ti sistemo io. E fatti mangiare. Va bene, Mariotti, grazie per il consiglio. Ecco, il coso dei pompieri, tipo. Scendi giù, bastardo. Ma che sfiga, guarda chi c'è. Via. Io me la batto, ciao. Non posso guidare, vero? I nemici sono morti così spontaneamente. Come esco? Tramite questo? No. Come si esce da una porta? Oh, eccola! Vabbè, vado su PCSX2, dai allora. Il gioco ha tempo da attendere le istruzioni della Blackboard, della Black, quella lì? Ok, andiamo là. Doc, bombe in arrivo! Morte dall'alto, hai presente? Cosa ci serve? Che ne dici di un po' di alcol? Ha a che fare con il mio piccolo disturbo, vero? Oh sì, è fondamentale. Va bene. Ovviamente. La grappa di Pino. Vedete qua la motosega. Vieni qui a ripeterlo. Se me lo uccidevi per forza. Cercavo di evitarli. Oh, ecco, dai qui. Credo, mi sembra molto lontano. Mi spieghi a cosa serve, Doc? Per brindare al Nobel che non vincerò mai. Ma cosa? Dai, Doc. Troveremo una cura, Frank. Ma in questo modo rinunceremo a una delle più importanti scoperte scientifiche di... Aspetta. Aspetta. Aspetta, aspetta. Spiegami, Blackburn. Ho un'idea. Ma devo controllare gli appunti.
sono su uno smartphone. Il Black di L'hanno lasciato Torrisi. in un armadietto del deposito degli autobus. Da Trovalo, tipo. prego. Urca! Ti Sì, ammazzo! ma Così muoviti. sarebbe stato. Oh, merda. Urca! Inutili esseri mortali! Vi ucciderò tutti! Così. Cosa devo fare adesso questa cosa qua? Ah. No, qualcosa che è un Torrisi cattivo. Sai che non si è mai doppiato un cattivo Torrisi nella sua vita? A parte quello dei Kinder Pinguini del gioco del PC. Che è più o meno cattivo, insomma, capito? È un gioco per bambini. Però sì, cioè. Facevo un cattivo già tipo maledizione! No! Così. Molto Dexter lo sto vedendo. Cazzo è raga, andare in giro per queste cose. Con pochissima vita che ho. Sembra l'inizio di Jack 3. Poi facciamo un po' di zombie così abbiamo un po' di vita. Via dal cazzo. Devo salire su questa macchina, oh! Grazie. Alta vita, anche se poca. Vedete, perché sono questi minigiochi? Cioè, sono obbligatori, certo sì, però. Non è che a livello di storia sono tanto spiegati, eh. Ok. Vaffanculo, te. Fatto uccidere. No, c'ho solamente 20 secondi. No, corro, 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 corro. Ma c'è un altro. Ma mi levate di mezzo che c'ho 10 secondi, oh! L'ultimo dov'è? È finita. Ho fallito. Sono di quarto livello nel senso che. Vabbè sì, nel senso che non è. Ci metto una vita, recupera vita così. Vabbè, facciamo questa cosa qua, dai. Siamo qua. Sono qua di quarto livello, cioè tipo più con la voce più profonda. Considerando la quantità di gente morta, è incredibile come puzzi ancora di deposito degli autobus. Ok, cos'è questo? Come luccica. Devo trovare un'altra roba? Il cellulare della Blackburn. E dov'è? Non qui. Ah, è invece qua. Ho preso il telefono. È ancora carico. Bene, ora inviami i file. Ho dimenticato il Ok. cellulare, prendilo, please. Fatto. Daffy Grazie Duck. mille. Ok, un'ultima cosa. Devi andare a West Ridge. E perché? Un appuntamento a corte. Chiamami quando avrai superato il ponte. Per essere una scienziata, sa come tenere alta la suspense. Ok, quindi la missione quella che ho fatto bene non serve a un cazzo. Bisogna recuperare vita perché non avete capito. Questo qua è l'unico modo. Dare due sberle in giro e mangiare il colono zombie. Presente quello che facevi con Infamous 2 DLC. Quello dedicato ad Halloween. Cos'era dedicato ad Halloween? No, sai no, perché il gioco è dedicato al Natale, perché è uscito un anno dopo, non credo. Sapete che Dead Rising in generale è potenzialmente dedicato ad Halloween perché è di zombie, quindi. Vabbè. Abbiamo 100 metri da fare a piedi. Mai tra virgolette grave quanto Dead Rising 1, Però. Come quel nero francese. Ti immagino mettere che è come quel nero francese. Ah, ho capito! È il gioco di running per la PSP. Free running, sì. E guarda, ti dico la verità, non sarebbe neanche stato strano, eh. A me mi ha fatto ridere. In America c'è un tono, mi sembra. Un accento strano in America.
Ululato. Premi triangolo. No, vabbè. Ecco l'intruso. Per te è finita. Niente, si spaventano e scappano. Oh! Non mi chiudete. No, oh, dammi fuoco no, eh. Quanta gente ce l'ha con me? Poi intruso cosa? Sono zombie come 100.000 altri ai vostri occhi. Che volete da me? Dice zombie agente risponde Call of Duty. Ma va. Cioè non è contro i zombie propriamente. Cioè ci siamo in realtà, ma non è esattamente quella principale. Perché a questo punto qua tutti i giochi zombie sono sottovalutati, perché chissà com'è. Tutti dicono Call of Duty zombie perché che non è un gioco di zombie, quindi. Vabbè, a me Dead Rising so che non è mai stato un gioco di massa appeal, però mi è sempre piaciuta l'idea di Dead Rising. Purtroppo ho sempre giocato poco, non mi sono preso a giocare adesso perché Blackburn. Mi sono procurato il primo su PC e mi è piaciuto. La scuola è occupata da un branco di evoluti organizzati ed efficienti. Scommetto che il capo ha una regina ed efficiente. Tipo le vespe regina che usavano per fare lo Zombrex? Stesso concetto, ma con effetti più potenti. Allora spacchiamo un po' di culi putridi. Ok, ma c'è qualcuno che mi insegue? Dovrei cercare di contattare Hammond. Ehi, Hammond, ci sei? Chi parla? Sono Frank. Senti, sto bene, sono solo un po' zombie. Sono solo un po' zombie. E ho perso il conto dei favori che ti devo, quindi... Wow. Sì, lo so, ho il cuore d'oro. Hai un bel coraggio, stronzo. Considerata la situazione, questo è proprio uno scherzo di pessimo gusto. Frank West è morto. Lasciami in pace. Aspetta, Hammond! Ah. Hammond! Merda! Pensa che sia uno scherzo. Perché ho fatto questa missione? Sono un coglione. Ah, 300... Come faccio, cazzo? Possibile. Ci provo, ma... No, non si può fare con gli 300. Che sfida del cazzo è? Risparmio quadrato, ok, ma... Spero che il treno poi ne valga la pena, perché poi sono anche i mega zombie qua. Adesso ricomincio il contatore, vero? Sì. Quanto non dà la missione? Cioè che me ne frega. Ma lui non posso? Ah, in così poco tempo poi devo fare questa cosa. Sì, Aria, buonanotte, dai. Non si può fare fisicamente. Via. Si può scappare? Mamma mia, sembra di essere in piazza. Che cazzo è? Via. Adesso leggo, eh. Dopo che sono trovato per me. Eh beh, sì. Sì, ho visto il trailer di quel gioco qua. Sembra il gioco più bello che è uscito quest'anno. Mariotti, da quelli di Dragon Ball RPG. Legacy of Goku per PS4. Che devo cercare qua? Ah, così. Sì, fatevi sotto. Come se fosse facile, no? Ma te è facile così perché posso arrivare direttamente da 10 colpi e poi gli faccio una mossa finale. Ah, pure con modalità zombie funziona sta cazzata. Mossa finale, please. Vai. Vespa. Vorrei prenderla però. Non me lo fa. Ah, perché ho preso il tasto sbagliato. Aia. L'accento inglese, sì, esatto. Ok, grazie. E questa cos'è? La riunione degli zombisti anonimi? Adesso gli zombisti anonimi. Che cazzo vuol dire? Però capito la battuta. Ok, grazie. No, ho preso quello sbagliato, cazzo. Eh sì, a quanto pare in gestazione non c'è neanche la possibilità di giocare in...
Cioè, di invitare persone nelle lobby. Devi per forza trovare i tuoi amici cercandole nel server. Per dire il disastro che probabilmente sarà il gioco. Cioè, veniva solamente perché sta dentro Goku e Yu-Gi-Oh! Basta. Poi è la stessa cosa di Stars comunque alla fine, quindi. Però peccato perché comunque alla fine c'è, cioè, Balenaco non ci prova neanche. Cioè, i franchise fighi ce li ha in mano, ma li tratta malissimo, quindi boh. E sono poche le cose di Balenaco che sono effettivamente fatte bene, eh. Non so perché c'è questa mentalità qua di fare le cose molto. Ma neanche PS1 forse l'ha fatto meglio in alcuni ambiti. Sono molto arretrati come concetto proprio di come fare le cose. Prendere, 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 ecco! Nonnismo, al solito. Nonnismo. Ho un altro? Ma quanti cazzo ce ne sono? Ho sbagliato zombie, ti metti sempre in mezzo tu che parli. No, che c'è. Ah! Questo dall'inizio, mamma mia Nicola, che è? Frank West, il nostro amico Paolo Bitta, fotografo, è diventato uno zombie, però visto che è andato a contatto con la macchina di Calder, non è pienamente zombie, ma è ancora un po' umano, quindi sono state date delle medicine, gli hanno detto guarda, devi andare a fare queste, a raccogliere queste cose qua in giro per poter fare in modo che curi che torni a essere una persona normale. E intanto sto morendo, quindi se muoio non divento una persona normale. Vieni da papà. Fine. Un voluto reale? Ma come cazzo faccio? Adesso sono più grosso? Se è così, ok. Mi sembra un po' uno sfigato, eh. Posso vedere, posso farglielo? Ah, ecco. Sembrava giusto. Ho poca vita, zombie? Adesso c'è anche uno zombie in giro, non è possibile, è già stato pieno fino adesso. Che il boss ha sparato gli zombie, non è possibile sta cosa. Oh, uno zombie! Grazie per esistere. Oh. Cazzo, quanta poca vita mi hai dato. Uno vomito in bocca, vuol dire se non muore. Cazzo, 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 cazzo. Ma ops, non è un RPG. Cosa? Di che state parlando? Sono morto. Sono mortissimo. Non devo ricominciare da capo, vero? No. Oh, ultimo checkpoint, meno male. Dopo leggo, eh. Golsiga fa cagare. Dare un buon RPG non sembra fatto male, sinceramente. Golsiga si vede tantissimo che ha fatto malissimo. Ma adesso per però leggo tutti i commenti, eh. Cazzo, il tempo però non mi hanno impressionato da prima. Fatevi sotto. Poi, cioè, quello di essere zombie è un po' più, è figo sulla carta, ma non tanto come ben fatto, perché questa arma qua non posso usarla. Questa cos'è? La riunione degli zombisti anonimi? Cos'è l'urlo? E perché è utile? Grazie. Ma sto stronzo qua mi respinge. Vai. Vita, grazie. Oh.
Ma c'è tanti tanti commenti da leggere, che scusa se non leggo. Comunque, per Dragon Ball RPG, ho hype, perché comunque sembra fatto bene per una volta. Non sembra brutto come quello di One Piece. Però qua si è buggato. Poi gli sviluppatori sono gente capace, non sono degli handicappati. Come combatto la Z. Poi sono il primo a dire che Madonna un po' fa schifo io, eh. Ok. Mentre prendi Super in Dragon Ball Z non avrebbe tanto senso. Potevo mettere qualche tipo costume, cose del genere, ma mettiamo un personaggio di Super, sarebbe una cosa un po' strana. Ecco qua lo zombie. Nonnismo, al solito. Nonnismo. Cazzismo. Nazismo, che bello il nazismo. Fatti mangiare. Fatti levare, ecco. A 10. Così posso mordere i cattivoni più forti. Che non sto vedendo. Eccolo qua, no, è un altro cattivo, è un cattivo normale. Poi mi è mosso lo stesso perché mi serve della vita. Eh no, però ho perso il contatore. Contatore Geiger. Ho capito da che non sta andando, forse devo raccogliere tutte le vespe prima. Non le sto vedendo. Non è che si è buggato, ti sei buggato il gioco, mi incazzo. Ah, sono qua. Sarebbe i commenti che non sto leggendo, ma dovrei andare in fretta. Cazzo! Fatti prendere, figlio di puttana! Sì, fa un sacco di battute, Frank. Dice cazzata che è nelle situazioni peggiori. Aia! Questa fa male. Puttana. Mi dispiace che non sto leggendo. Comunque, ok. Come fai ad avere hype per Dragon Ball RPG? Oramai Bandai hanno associato spessima come in coda dito per salire Naruto, Tubaruto, Black Clover, che non so cos'è, Jump Force, eccetera. L'ho già risposto a quello. Guarda, lo sputo funziona. Cazzo, l'ho tolto. Ah, non posso più sputare, ho finito gli sputi. Gli sgrizzi dal naso di Mucciolo. Però è difficilotta sta parte. Ok. Gli sgrizzi dal naso di Mucciolo. Però cosa ho troppo tempo questa cosa qua. Però che gioco di 15 per 50esima e 15 serie. Cosa? Di cosa stai parlando? Un attimo, mi sono perso. Dai, capito, adesso sono concentratissimo, come non si è capito. Ah! Dai che è morto. Oh. Fatti mangiare. Dopo il zitto, ho già risposto a questo, perché secondo me non è che... Magari hai visto che quel gioco ho fatto malissimo di One Piece World Seeker e... Sta andando bene in... vendite, in prenotazioni, non lo so. Allora hanno detto, beh dai, allora. Gli ordini, maestà. Per noi sovrani è giunto il momento dell'esilio. Penso 10 minuti buoni, eh. Beh,
qua. C'è qua la mappa? La strada è quella giusta, più o meno. Sì, Nicola, infatti anche prima ha detto che i zombie non si sa bene perché siano ostili e dice interessante. Adesso proprio sto leggendo, Una pista per finire, non che io sappia. Se sono uscite notizie nuove in merito, ok, non sapevo. Ma Sertas gameplay, io voglio vedere Vegas su Goku in modalità PS4, poi se lo fanno bene, bene, se lo fanno male, aia, peccato, capito? A me basta vederlo, che è una delle cose che più improbabili e che più speravo di vedere da molti anni, poi se lo fa male ho pazienza. Per invece è stato pubblica la cosa. Come non va il video, sono crashato. Serenetta ha presentato i giochi su anime, ma anche JRPG e action RPG. E allora saranno anche dell'esperienza sulle spalle, dai. No, non seguo Marvel Cinematic Universe. Hammond, sono io! Ti supplico, non spararmi! E se lo fai, non in testa. Non in testa. Puttana porca! Lo so. Ma che cazzo significa? Devo raggiungerla? Beh, la porta non posso entrare. Ho capito, devo entrare da di là. Oh, che ha finito di correre. Ma adesso io spero che vada bene. Poi se andrà male, pazienza. La cosa che fa TZ a me non è piaciuta a tutti. Quindi io sono sempre al contrario degli altri. Quindi magari. Grandioso. Meglio tenerlo a portata di mano. Ti comporti come se non avessi mai visto un ibrido uomo zombie. Io non... Che significa? E cosa ci fai qui? Voglio aiutarti a fuggire, ovviamente. Ehi, dov'è la Blackboard? Ma che... Ok, sembra che sono tornato in diretta con i commenti. Io ripeto La Obscura. Possiamo affrontarli. Del resto tu volevi rubare uno dei loro elicotteri, no? Frank, dovevo coglierli di sorpresa. Non possiamo tenere testa dei soldati armati e corazzati. Merda. Va bene. Hammond, coprimi le spalle. Li sistemo io. Non so che Bananco fa schifo, ma lo so da tanto tempo io. Cazzo, cioè dai tempi di Ultimate Tenkaichi, te lo dico io per dirti. Sono passati un bel po' di annetti. Quindi da solo contro tutti? Mi stanno un po' sparando tutti, troppo. Qui uccidi i nemici solamente con questo, le recuperi vita e li uccidi con un colpo. No, è morto. Ok, fatti mangiare. Fatto solamente perché non muore subito. Invece è morto subito, peccato. Come altri soldati. Bersaglio individuato. Niente prigionieri. Mi serve un riparo. Ho sentito una brutta cosa. in questa parte della live. Detta da Claudio Monito, tra tutto. Cazzo, appena arriva a 9. Phoenix Knight non ho mai giocato, quindi potrebbe interessarmi, ma non ci ho mai giocato, quindi non so quanto possa interessare, perché appunto non conosco bene la serie. So di cosa parla, ma fine. Nemici in arrivo! Cioè, potrei provarla, ma è già uscita. Ma il 2 è gommoso. Sì, è brutto, la grafica del 2. Ma perché non riesco a saltare? E fatti mangiare. Oh, che cazzo è? Porca puttana, vaffanculo, vai te.
mangiare, quello recupero vita. E fatti mangiare. Vedi che con questo disco non posso mangiare a volte. Ok. Bene, sono finiti. Ora dobbiamo parlare. Correre là. Ma va bene, dai, la provo tra qualche mese che esce Taras gameplay. Scusate un po' la tosse, ma sapete la situazione, non so, ripeto mille volte. Adesso ce l'ho già. Se seguite le live precedenti sa già perché ce l'ho già. Alla Obscuris non manca il tempismo. Già, puntualissimi. A proposito, Blackburn. Ehi, tesoro, come va? Sei viva? Già. Sei sorpresa? Suppongo di no. E immagino che anche Frank sia vivo e lì con te. Che diavolo succede, Doc? Io non potevo accettarlo. Sei più utile all'umanità e a me come cavia vivente. E, Hammond, ho avvertito la Obscuris del suo piano. Non provateci. Morirete tutti. Avrei dovuto immaginarlo. Siamo fregati, Frank. La Obscuris ci aspetta. Penso io alla Obscuris. Tu prepari i tuoi a prendere quell'elicottero. Non resterò confinato qui. Non di nuovo. Fanculo! E neanche voi. Che cosa hai in mente, Frank? Quindi da solo faccio fuori l'Obscuris. Da zombie. Ma guarda, Fighter Z, onestamente, di grafica, cioè, boh, ha il suo appeal. Come per quello che deve offrire lui stesso. Però la Gym Blast in un ambiente 3D secondo me rappresenta molto meglio. Va bene, Frank. E non come animazioni, ma come effetto di luce su modelli 3D. Come detto, c'è il shading, lo rappresenta molto meglio di Fighter Z in un ambiente 3D. Invece Fighter Z lo rappresenta meglio in un ambiente finto 2D. Ecco, diciamola così. Ok, tieni accesa la radio. Noi ci muoveremo al tuo segnale. Quindi la tua testa ci ha messo in culo. Quindi detto questo, io sinceramente penso di gran lunga vedere la grafica nuova che faranno con Project Z. Corriamo. Speriamo bene. Certo, Nicola. Dopo l'ascolto la live sento di nuovo quella cosa. Cazzo, poco tempo. Dammi il tuo collo. Cazzo, bello forte Frank Zombie, Inizialmente usavo solamente l'1% delle sue cose, però, cioè, avevo solamente quadrato, invece adesso. Vaffanculo. Oh merda, il fuoco. Proprio letteralmente fuoco. Posso mangiare vivo anche lui? Ok, gli faccio solamente male. Non posso mangiare vivo. È quasi morto però. E qui posso farci anche a 300 con questo, come mi chiedeva di fare prima. Oh, quanto tempo ci mette a crepare? Cazzo, poca vita. Ma dai, adesso no. Mi ha detto quello che ha scritto Nicola, prima sopra di te, Emerin. Qualcuno deve prendere sostanza. No, non ti preoccupare, fa niente adesso. Ma poi puttana ladra. No, lui no, Lui sì però. Dammi la tua vita. Merda. Dammi la tua vita. È morto? Ma guarda cazzo di vita c'hanno!
Non ho nessuno da colpire della vita? Voi morirete, non vedo che sputo. Cazzo. Quando muori? Quando morite con la U proprio. Morto? Oh, era ora. Eccati questo. Porca troia. Porca troia. Via! Ok. Non ho mai seguito persona, so che sono molto ignorante che lo scuro, È morto, che bella notizia, era ora. Come, è rimasto qualcuno? Dove cazzo è? Frank, non farmi del male! È ancora in tempo per chiedere scusa! Che hai fatto? Li hai ammazzati tutti! Oddio! Ehi, è colpa di entrambi alla fine! Sì, in effetti. Ciao, Ombra Scura! Posso cecchinare i maledetti zombie? È quello stronzo che mi spara, che c'ho poca vita. Ho poca vita. Quello che spara, quello. E qua quello che spara. Stronzo. Ah, sono tutti qui dietro? Nessuno da cui prendere vita facile? Questo qua sì. Non mi ha dato granché. Sputiamo, sputiamo. Poi fate dem. Perché poi ricarica. Eh no! Vaffanculo! L'altro prima me l'ho detto comunque che ricaricavi. È stato utile. Ah. Niente, recupero vita, vabbè, fa niente. Finiti? Sì, tu finiti. Non ti arrendi mai, vero? Frank, ascolta, ho dovuto farlo. No, no, conosco la serie, non l'ho mai giocata però. Hai dovuto vendermi come cavi all'Obscuris, hai dovuto barattare le vite di Hammond e dei suoi amici. Oh, andiamo. Recupero vita qua. Dando qualche minuto per farlo, credo. Dunque, Moia, non piace che fa Moia qua. Se sei in Famous che qua c'è proprio la voce di quella che fa da traditrice, evidentemente. Beh, scelgo sempre con loro lì. Tranne in Jack Dexter, lì non ha fatto la cosa. Boh, credo che abbia già abbastanza vita. No, arriviamo al massimo, ci conviene. Direi proprio di sì, dai, adesso mettiamo un secondo. Brrr. Io gli RPG a turni non ci vado pazzo, infatti il fatto che Dragon Ball sia RPG in tempo reale è una gran bella fortuna per me. Comunque, da niente, niente commenti nuovi. Oddio. Porca puttana! Spara contro il muro questo. Aia, un missile! Dammi la tua vita. Ehi. Dammi tu la tua vita, cagare.
È morto con un urlo. E Andrea, praticamente lui ha avuto, è andato in contatto con la macchina di Calder, diciamo. Occhio Frank, ho captato una comunicazione. Ci sono altri soldati oscuri al ristorante. Ah, la grande, i soldati piovono come confetti. E ciò l'ha reso pseudo immune alla trasformazione in zombie, diciamo. Vabbè, dai, se te la ci penserò, dai, un giorno che... Aspetta, la voglio giocare qualcosa a turni. Ok, come si entra qui? Di qua? Fanculo. Cazzo, abbiamo solamente mezz'ora per finire il DLC, quindi... Domani se faccio le sentivo due remake. Porca puttana, dove si entra? Ah ok, forse devono applicarmi. No eh. Sì, c'è una porta là però. Vedete, devo fare il giro. Il DLC che dura un'ora, se non scade il tempo prima. In tal caso dura due ore perché devo rifarlo. Ma Sartaras gameplay. Questo qua è il DLC in cui diventi zombie. Prima c'erano degli zombie anche nella storia, per dirti. Comunque non sei l'unico che non ispirava, eh. Cioè di a me. Io l'ho giocato questo qua subito dopo che ho giocato il primo, quindi la mia visione del gioco è un po' della serie globale, non è proprio eccelsa, ma però a me è piaciuto questo. Poi devo giocarmi il 3 e poi il 2. Sì, lo faccio al contrario per motivi di comodità, perché il 3 c'era su PlayStation 3, il 2 c'era su PlayStation 3, quindi. Porca puttana, sono morto? Ok, non sono morto, ma quasi! Adesso sono morto. Sì, diciamo che il 4, a quanto mi ha detto Lorenzo, è stato quello che è stato apprezzato meno, quello che sto giocando adesso. Però io mi sono divertito. La mancanza del tempo chiaramente è molto contro la... la politica, dovete dire, Dead Rising, però... Non mi è dispiaciuto poter andare in giro. Che cazzo c'è il mare di sangue? E andare in giro liberamente senza preoccuparmi del tempo. C'è qualcosa. Cazzo però. Dammi vita. Cazzo, questo qua non è uno stronzo che può essere ucciso. Cioè, può essere mangiato. Cazzo, il vomito. Il vomito, cazzo, mi prende il fuoco. Sono io che sto vomitando. Oppure morirà, no? Ok, posso curarmi mangiando un nemico. Eccolo qua. Vai. Vieni qui. Cazzo fai, lo ripari? Lo proteggi, devo dire. Fatti mangiare anche tu. E via, prima che spari fuoco. Al palazzo. Morto?
Questo qua lo facciamo fuori così. Vaffanculo te. Cazzo mi spari contro. Ancora non sei morto, adesso sì però. Non mi ispiri grande fiducia, sai? Il tuo corpo è troppo prezioso per l'umanità. Vica gli appunti di Barnaby. Potresti studiare quelli invece di vivisezionarmi. Impiegherai decenni. Morirei molto prima, probabilmente per una malattia che potremmo sconfiggere se tu ragionassi più sul lungo periodo. Deve trepare però. Beh, adesso devo solamente far fuori dei tizi a caso. Quindi, se la gente evitasse di mi prontare nella porta, magari. Ok. Via. Sbagliato strada, è un'ira, volevo dire. Io non ho mai smesso di spendere a 4. Chiaramente è un po' improbabile, ma non me ne frega niente. Io fino a che vivo lo spererò. Mentre non è che ci penso tutto il giorno, sono ossessionato, però ne sarei felice. Dammi cibo e sangue. E poi creperai. Si spera. Dai che è morto. Ho ancora mezz'ora, quindi penso di farcela. Anche se ho poca vita. Muori. Porca puttana. Via libera. L'elicottero sta per arrivare. Io cerco la Blackbird. Come fai a sapere che esiste una cura? Quella è una bugiarda patologica. Cacchio, non ci avevo pensato. Grazie per avermi messo il dubbio. Credo che devo scendere giù di qua. Frank. Mi dispiacerebbe doverti sparare in quella boccaccia. Già, anche a me. Sì, esatto. Meno male che l'avevo intuito. Ho risparmiato 20 secondi. Ma chi se ne frega. Andiamo avanti. Lo so, Sir, ma guarda, io aspetto, non c'ho nessuna fretta. Tu mi curerai e poi ce ne andremo insieme su quell'elicottero. Altrimenti spaccherò questa finestra e ti squarterò in due. Hai 3 secondi per decidere. 1, 2. Va bene. Sei un bastardo, Frank West. Ma cosa, sei un bastardo? Se mai sei tu che sei bastardo. Iniziamo subito. Quindi è finito il tempo. Il laboratorio medico è di qua. Ti guiderò lungo la fase preparatoria. Purtroppo non posso entrare nella camera. Eh? Mi hai preso per uno stupido? Là dentro le radiazioni Barnaby sono fortissime. Mi ucciderebbe. A me dà fastidio, certo, sì. Però hanno detto che faranno una seconda traccia audio. Quindi credo che la seconda traccia audio useranno i termini giusti. Se vuoi essere curato, quindi va bene così. Cioè, giusti, dipende dal punto di vista. Però se hai capito quello che intendo io. 2. Spero di vivere abbastanza per pentirmene. Che devo fare? Frank, siamo arrivati. L'elicottero sarà qui a momenti. Pensi di essere pronto? Tu tieni il motore acceso. Allora, per prima cosa devi inserire la regina nell'incubatrice. Il sistema di contenimento. Non morire, per favore. Ok, c'è un altro qua. Abbiamo quel poco di vita. Inserisci la regina nell'incubatrice, Frank. Non abbiamo sì. Tutto il giorno. Un leone. Sembra che vada a scatto, ma per due impugna il tasto per urlare. Sta tirando parecchi zombie. L'orda si avvicina a tutta velocità. Blackburn, che cosa hai fatto? Niente, giuro. Deve essere la Vespa Regina. Ha chiamato l'orda in suo soccorso. Barricati nell'ufficio e dimmi cos'altro devo fare. Ok, devo trasformare le pillole in aerosol. Trovi tutto il necessario in quella postazione da lavoro. Sintetizza l'aerosol. Ok. Arrivano, restiamo uniti. Non
moriremo così, non senza combattere. Puoi farcela, Hammond. Quindi? Blackburn, l'aerosol è pronto. E ora? Ora devi somministrarlo. Oh, merda! Merda! Preparati, sono qui! Quindi devo uccidere i zombie? Allora, andare qua. Va bene, ciao sir, buona cena, mi ha detto vado a cenare. Ora devi connettere i solenoidi. Vedi di montarli nel verso giusto. Qual è il verso giusto? Infatti. Sinceramente non lo so. Sono una neuroscienziata, non un ingegnere. Fantastico. Installa i solenoidi che sono di là. È figo usare i Frank Zombie. Si può fare anche nel gioco normale, non per cazzeggiare. Cosa hai fatto? Quello che mi hai detto tu. Oh cazzo, i zombie cattivi. Mori, zombie cattivo. Oh cazzo, c'è la tua vita di Nvidia, ragazzi. Aspetta, sto calcolando. Bisogna fare strade di zombie a caso. Oh cazzo, 49? Con un tasto triangolo e basta, cosa? Ora devia la corrente per caricarli. Dovresti vedere una leva o un interruttore di qualche tipo. Dove? Non puoi essere un po' più specifica? No, perché si dà il caso che tu abbia manomesso il dispositivo e spasso radiazioni ovunque. Quindi non sono mai entrata nel laboratorio. Beh, dovresti ringraziarmi. In effetti. Levi alla corrente. Di qua. Bene. La corrente non si devierà da sola, fatto. Frank. Ma l'ho già fatto. Manca ancora molto? Se te lo dicessi, sprecheresti energie preziose per insultarmi. Su questo hai ragione. La corrente non si devierà da sola, Frank. Ma l'ho già fatto. Continuate a sparare, abbiamo munizioni nel camion, forza! Ma l'ho già deviata. Come spara? Ora devi espellere le tossine dal soffitto della camera. Cerca una valvola di sfogo. Una valvola di sfogo? Oh qua. Shrek zombie, ma dove? Bene, dimmi che abbiamo quasi finito. Hammond e i suoi rischiano la vita qui sopra. Guardate, c'era un'immagine di Chef Zombie. Ho perso il senso. La metto a fine live. Ti regalerò un segnalibro per Natale. Che devo fare? Destra, aiuta Connor. Coprimi le spalle. Ah, ok, che sono indicazioni non per me queste. Ecco qua, questo qua muore. Non ti resta che far partire tutto. Attivare la camera di trattamento, ok? Dov'è? Ah, lì. Speriamo bene. Però questa cosa sia parte finale del gioco, perché non c'è un boss. Non c'è tempo, gli zombie sono dappertutto. Ale. Quindi, in realtà lei c'è lì che spara, quindi non è che non sto facendo un cazzo. Frank, abbiamo l'elicottero. Vieni o no? Sto finendo di pettinarmi. Di pettinarmi. Via, via, corri, 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 corri. Cosa? Vieni o no, ma ci devo uscire. Che devo fare? Bene, ce l'hai fatta. Ora non toccare nulla, faresti sicuramente dei danni. E che mi dici di quella luce? Lampeggia a tutto spiano. Cazzo, Frank, entra nella macchina! Ah, entra nella macchina, ok. Se non vengo, se non mi dà fuoco prima. Ale! Credo che sia finita adesso. Ah, per il ruggito. E vedi che anche Shaq ruggiva nel primo gioco di Shaq. Come mossa proprio. Non male. Va bene, a livello di trama che è servito tutto questo però. Piccolo dubbio che mi è salto. Merda!
Ok, quindi com'è finito? È finito così il gioco? Veramente... è morta la Hammond. Eh sì, è Nick è morta. Non bellissima come situazione. Non è un gran bel finale felice. Se lasciate il fucile insieme a Ornette, Frank ha lasciato il mondo del fotografo. Ha abbandonato la scena pubblica. Nessuno ha scritto un secondo giorno si ripete come zombie. La sua vita, Frank è stato tormentato in quel giorno della morte. Sanco per dire. Oddio. Credo di aver fatto il finale più brutto del gioco. Magari si potrà fare un finale migliore, poi mi informo. Eh sì. Sicuramente potrei il finale più brutto del gioco, sono abbastanza sicuro di questo. Infatti, da questo qua è Frank Rising, quindi vi saluto, ci vediamo alla prossima, in cui posso fare anche Roy Capcom volendo, non credo che sia male, per il bad end, perché non può finire così male, dai. È morta la tizia, lui è perseguitato dagli incubi tutta la vita, non è tanto bello come finale, mi sa che dovevo tipo tornare indietro, nella parte finale raccoglie tutte quante le vespe, mi sa che era così. Vabbè dai, è stato questo, speravo finisse meglio. Ci vediamo, vado a mangiare, ciao ciao!